Ciao a tutti, mi sono chiesto parecchio tempo fa di fare un video su come stracciare la terra, quindi approfitto dell'occasione, visto che ormai siamo vicini agli invasi, visto che le temperature pian piano si stanno alzando, le piante cominciano a muoversi, quindi penso che sia il momento giusto per trattare questo argomento. Per chi mi segue da un po' di tempo, vedrà che negli invasi uso un tipo di terra che è la kadama, questi sacchi qua abbastanza grandi. Volendo ce ne sono anche più piccoli, però chiaramente il paragone quantità-prezzo è molto alto. Ma prima vi spiego cos'è la Kadama. Allora, la Kadama è una terra che viene dal Giappone, è un tipo di terriccio vulcanico, più precisamente è un'argilla. Questa argilla viene essiccata al sole e poi viene, diciamo, sminuzzata, triturata. Infatti, se vediamo, è composta principalmente da granellini. La kadama, per chi fa bonsai, non dico che sia terriccio universale, diciamo appunto per coltivare bonsai, perché se andiamo più nel dettaglio troviamo veramente tantissimi prodotti. Però è uno di quei tipi di terrici dove le piante stanno bene e non hanno problemi. Comunque tutta una questione un po' di abitudine, dipende da che fine fanno prodotto. Ora, perché stracciarla? In questi sacchi qua che troviamo in commercio, all'interno c'è pure di tutto, quindi grani grossi, medi, fini, e cosa molto importante che si vede molto bene da qua dietro è che c'è parecchia polvere. Quindi vado ad andare a stracciare la terra, principalmente per eliminare questa polvere qua, perché la polvere va, tra virgolette, a soffocare le radici. Ora, in questo video qua, per comodità, per farvi vedere a voi, metterò la kadama in un secchio, quindi svuoterò il sacco per metterlo in un secchio. Meno la maneggiamo, meglio è. Per setacciare la terra abbiamo bisogno dei setacci. Allora, o possiamo farceli noi, oppure in commercio troviamo qualcosa, anche specifico per noi, diciamo, solo che è difficile da reperire. Io ho trovato questo setaccio qua, che è componibile, nel senso che c'è il telaio, e dopo in rotazione danno tre setacci. Uno, come vedete, con i fori molto larghi, uno con i fori più medi e uno ancora più fini. Principalmente per un sacco così uso quello con i fori fini e quello con i fori medi, perché diciamo che quello grosso va solo quando prendete sacchi dove è specificato che all'interno c'è kadama grossa. Comunque qua, quello fino, in realtà, con quello fino io tiro fuori la kadama media. Per tirar fuori la kadama fina dovete per forza di cose procurare un setaccio appunto che riesca a eliminare la polvere e a trattenere i granelli più grossi di un millimetro, diciamo. Questo qua ad esempio me l'ha fatto mio padre, comunque non è nient'altro che una rete metallica che si trova in ferramenta potete, quelle un po' più fornite, troverete parecchie reti metalliche con parecchi fori di diametri diversi, e quindi di conseguenza potete, tra virgolette, arrangiarvi in questo modo. Altre cose da dirvi non ho, quindi possiamo cominciare col lavoro. Allora, qui vediamo, sono già dei recipienti con le varie granulometrie di Akadama stracciata l'anno scorso ancora, quindi quella grossa, quella media e laggiù quella fina. Qui abbiamo la tinozza, diciamo, dove raccolgo quella che viene filtrata, e qua abbiamo il secchio con la Akadama che era nel sacco. È un lavoro che vi consiglio di farlo all'esterno perché si muove veramente tanta polvere e dà parecchio fastidio. Allora, qui abbiamo il setaccio pronto con la rete di quella che viste prima, quella media, e qua tirerò fuori io la kadama, quella grossa, quindi quella che solitamente metto sul fondo del vaso. Allora, con un convogliatore, comunque con una paletta, prendiamo due palate di kadama, la buttiamo sul setaccio. Abbiamo una stracciata abbastanza veloce. Ecco, sul retaccio si rimane la kadama 4 virgolette grossa, invece all'interno della bacinella si rimangono gli avanzi che andremo a setacciare dopo. Quindi questa qua sarà quella buona e andremo a metterla già nel recipiente della kadama grossa.
Ok, continuiamo così finché non finiamo il nostro secchio. All'interno facci trovare anche dei pezzetti di legno, comunque pezzi di plastica, andiamo a toglierli almeno per avere il treno più pulito possibile. Ora, all'interno del video vedete che c'è anche il commercio calama più grossa, per farvi capire la differenza, questo qua è un granello di calama grossa, e vediamo che proprio che vicino agli altri cioè, si vede che è parecchio grosso. Questa qua diciamo che viene messa quando si fanno composizioni a cascata. Quindi il vaso è molto alto, e allora nel vaso molto alto, chiaramente per avere uno strato ancora più drenante nella parte bassa del vaso, viene messo questo tipo di terra qua. Oppure in vasi molto molto grandi, quindi dove di terra ce ne va veramente tanta, sì, più che grandi e alti, in ogni caso, quindi magari lo strato proprio quello più basso viene fatto con quel tipo di acadama, con quella granulometria lì. Una volta finito, andiamo a cambiare il settaccio, andiamo a pulire gli eventuali granelli rimasti sopra. Andiamo a mettere le reti più fine e poi tiriamo fuori lo strato intermedio di Akadama, che è quello che dove realmente crescono le radici della pianta. Anche qua, per facilitare il discorso, travaserò il contorno della bacinella all'interno del secchio. Anche adesso, come prima, facciamo lo stesso lavoro, quindi prendiamo sempre due palate di terra, mettiamo sul settaccio, andiamo a setacciare. Qua è da fare molto bene la fase di setacciatura perché chiaramente la calama intermedia ce n'è tante in un sacco, come percentuale. E ce n'è tanta perché l'erba ben filtrata va passata abbastanza bene. Ok. Diciamo che proprio sotto rimane la polvere più o meno e proprio i granellini più sottili. Ok, adesso possiamo continuare anche qua fin quando finiamo il secchio. Per dopo passare allo strato più fine. Ok, anche l'ultimo strato è stato fatto. La polvere è veramente tanta, quindi per chi è allergico alla polvere o usa una mascherina, comunque deve proteggersi perché veramente è tanta e insopportabile. Ok, adesso vediamo che è rimasta proprio la polvere, appunto, buona parte della polvere, più quella che ho in giro per la stanza, l'Akadama, appunto, quella più fine, quella che mi serve per fare lo strato di rifinitura durante l'invasi. Allora, per questo usiamo questo setaccio qua, che ha le maglie di 1 mm di diametro, quelli precedentemente, sto qua le ha da 2 mm a occhio, quello prima ancora, quindi questo qua le ha da 5 mm, per darvi più o meno un'idea di che tipo di maglia devono avere i setacci. Ok, andiamo a buttare la terra sopra, il setaccio. Ne è rimasta poca praticamente, possiamo fare in due volte. Okay, anche poi rimane pochissimo materiale, rimane parecchia polvere invece. Quello che rimane è una polvere abbastanza pesante, come vediamo, che va proprio da fastidio alle radici delle piante. Questa qua viene buttata via, oppure per chi ha piante acquatiche come ninfee oppure fiori di loto, che coltiva sempre in vaso, come tipo di terra può andare bene. Ok, un saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!